Ciao, oggi voglio condividere con te una lunga video lezione che ho tenuto per alcuni dei miei studenti, quelli un po' più avanzati, quindi ti anticipo già che molti degli argomenti teorici e armonici indispensabili all'apprendimento a 360 gradi di questa video lezione dovrò dare per scontato. Per scontati, perché più che altro diventerebbe un video davvero lunghissimo. Quindi, se qualcosa non ti è chiaro o ti mancano alcuni degli argomenti, ti consiglio di approfondirli o di riguardarli sul mio metodo Armonia e Teoria Pratica che ho scritto con Massimo Varini. Ora andiamo avanti. Di che cosa parliamo oggi? Parliamo di come costruire un solo efficace su una progressione di accordi abbastanza semplice, quindi standard, che ci troveremo un milione di volte, accordi maggiori e minori. Nel caso specifico, la nostra progressione sarà Do, Sol, La minore, Fa. Quindi siamo in tonalità di Do maggiore. La progressione che ci troveremo di fronte è una progressione molto usuale, 1, 5, 6, 4. E noi cosa faremo? Una volta proceduto a questa analisi, andremo a vedere come suonare e che note suonare. Ma la progressione è semplice, sono in tonalità di Do maggiore, suonerò le note della scala di Do maggiore o qualcuno mi dice la pentatonica di La minore, le note degli arpeggi e sono a posto. No, no, non siamo a posto perché il nostro obiettivo è quello di migliorarci sempre di più. Quindi lo scopo di questi mini esercizi che ho creato è semplicemente quello di utilizzare assolutamente le note della scala di Do maggiore, ma scegliendo ogni volta le note migliori e più belle su ogni tipo di accordo, costringendomi, e quindi mi metto in difficoltà, perché per costringermi a suonare note che di solito non suono su qualsiasi posizione del manico, mi costringerò a farlo creando, che io ho creato per te, questo tipo di esercizi in modo tale da sapere ogni volta che nota devi suonare, che sia quella che tu avresti scelto comunque o che non avresti scelto e quindi ti costringi a suonarla su tutto il manico. Ovviamente, una volta imparato e capito questo approccio, lo potrai utilizzare su qualsiasi progressione di accordi, anche con estensioni di settima o in altre tonalità diverse da quelle di Do maggiore. Ma quando ho imparato a suonare con questo approccio che tu mi stai dicendo, ho imparato a creare un solo? Si fa così? No. Non si fa in questa maniera, mi spiego meglio. Lo scopo di questo video è quello di fornirti i mezzi per poter mettere in pratica tutto quello che ti occorre a livello di nozioni per creare il tuo solo. Poi in questo video ci sono degli elementi di cui io non parlerò e che non prenderò in esame, che sono la tua sensibilità personale, il tuo gusto personale, il tuo livello tecnico, la scelta delle note che tu andrai a fare in base a quello che vuoi trasmettere in quel momento, una parte di emozioni che ovviamente non si può scrivere. Ok? Questo deve essere chiaro sempre. Quindi a questo punto ti direi di incominciare e guardiamo la nostra progressione più da vicino. Ok, eccoci qua. Allora, la nostra progressione di accordi è Do, poi Sol, La minore, Fa. Molto, molto semplice. Quindi abbiamo già fatto precedentemente l'analisi. Le note delle quali sono composte queste quattro triadi sono Do, Mi, Sol, Sol, Si, Re, La, Do, Mi, Fa, La, Do. Ok, perfetto, ma se io le suonassi in questo ordine andrebbe bene? Sì, però secondo me sarebbero molto scontate perché tutti quanti i miei allievi ogni volta che cambio accordo la prima cosa che pensano è la tonica, quindi il suono che tutti noi ci aspettiamo. Come facciamo a cambiare questo approccio e questo metodo di suonare? Semplicemente riscriverò i voicing di questi quattro accordi in un ordine diverso, seguendo un concatenamento delle voci, cioè scriverò il primo voicing Do Mi Sol e lo prendo ad esempio in questa posizione del manico, e il secondo voicing, quello di Sol, lo scriverò in modo tale da avere le tre note del voicing di Sol il più possibile vicine a quelle di Do e il più possibile, quindi dell'accordo precedente, e il più possibile vicine a quelle di La minore, che è l'accordo successivo. Do e La minore. Qual è questo?
Quindi Do Mi Sol, Si Re Sol, Do Mi La, Do Fa La. Affinché questo video non diventi un video lunghissimo, chiaramente io ho scritto e ti mostrerò video soltanto questa posizione. L'obiettivo qual è? Questo di ingertirsi, se già non lo sai fare, a suonare su tutto il manico. Quindi, per esempio, partire dall'inizio del manico e arrivare fino alla fine. Primo giro lo suonerò qua, Do, Mi, Sol, Si, Re, Sol, Do, Mi, La. Poi vado avanti, quindi e poi vado ancora avanti, oppure utilizzo anche le altre ottave. Su tutto il manico ti consiglio di non andare a tentoni o dove già sei, conosci le note bene, ma iniziare dal primo tasto e arrivare fino almeno al dodicesimo, se non oltre, in modo tale che fai, ti aiuti a mappare esattamente bene le posizioni delle note sul manico. Ora, cosa faremo? Suoneremo la prima nota di ogni voicing sul primo giro, poi la seconda nota, ossia la terza di Do, e al terzo giro suonerò la terza e ultima nota del voicing, che nel nostro caso di Do maggiore era la nota Sol. Proviamo a vedere che cosa succede utilizzando il voicing in questa posizione del manico che ti ho mostrato poco fa. Cambio. Bene, quindi se hai incominciato a capire qual è la mia metodologia di approccio per costringerci a suonare ogni volta delle note differenti da quelle che normalmente utilizziamo e quindi costringerci a cambiare il nostro voicing e le nostre frasi, allargando il nostro vocabolario, cosa farò? Al nostro secondo giro della nostra base mi eserciterò partendo, iniziando a suonare come prima nota la nota Mi nei voicing che ora ti mostro. Per cui il nostro Do diventa il nostro Sol, Re sul Si, La minore, Mi La Do, Fa maggiore, Fa La Do. Le note più vicine all'accordo precedente e all'accordo successivo, cioè concatenate, in modo tale che anche quando le scriverai sul pentagramma, cosa che ti consiglio caldamente di fare, visivamente le vedrai sempre molto vicine, così come io ti mostrerò in questo video. E poi, infine, ci resta la nostra ultima terza possibilità. La terza possibilità è quella invece di incominciare dalla quinta dell'accordo di Do, cioè l'ultima nota che ci mancava, Sol, Do, Mi, Sol, Si, Re, La, Do, Mi, La, Do, Fa, ok? Quindi come faremo? Quando incomincia la nostra progressione di accordi, prendo il mio secondo schema, la prima nota del mio voicing era Mi e suonerò sull'accordo di Do, Mi, sull'accordo di Sol, Re,
La minore mi fa e così via, come ti mostrerò adesso di seguito, ovviamente. Bene, adesso che hai capito qual è l'approccio, l'ultimo passaggio che ti mancherà da fare, dopo aver suonato tutte le combinazioni che ti ho mostrato in questo video lungo tutto il manico, creare il tuo fraseggio. Quindi il consiglio che ti do è di iniziare come prima nota sull'uno di ogni battuta, perché o comunque sull'uno dove cambia l'accordo, suonare come prima nota la nota che io ti ho scritto nel specchietto che ti ho mostrato più volte in questo video, in modo tale da usarla come nota di partenza per la creazione del tuo fraseggio. Il resto lo seguirai con il tuo gusto e la tua tecnica. Spero di averti dato tanti spunti di riflessione e soprattutto di studio per la tua crescita in musica e su questo magnifico strumento che è la chitarra. Ciao e alla prossima!